È arrivato il tecnico del gas, quindi ci aggiorniamo. Finalmente riabbiamo il gas, adesso spegniamolo che non serve. Pia Rugna praticamente ha dovuto cambiare il contatore. Vabbè, adesso è ora di iniziare con le pulizie. Allora, è arrivato un pacco con le cose dentro di Shane. Ci sono le cose anche che ha preso Giorgia. Quindi le cose, questo qua che è chiuso, proprio chiuso, non ve lo faccio vedere adesso e lo apre poi lei quando arriva. Mentre invece questi altri che sono praticamente aperti ve li faccio vedere e tanto non cambia. Allora, ha preso un cappellino, se non sbaglio l'ha preso per Nicole, perché mi sembra che ha detto che le piacciono fatti così. Ah, ma sono due! Ah, magari uno per lei e uno per Nicky. Boh. Ma forse non si aspettava che erano due. Ha preso questo cappellino fatto così, con questa scritta, e poi ce n'è un altro con questa scritta, è uguale, però con un'altra scritta. Ne ha presi sempre lei per Nicole, penso per lei e Nicole, perché ce ne sono due. Poi, questi sempre lei li ha presi, sono degli occhiali, adesso ve li faccio vedere, sono fighissimi, solo li metterà solo per fare le foto, perché ovviamente avendo gli occhiali non ci vede, ma sono bellissimi, eh? Sono belli, a forma di fiamma, così, dietro sono così. Sono belli, eh? E questi qua, se non sbaglio, li ha presi per se stessa, ma non sono sicura. Penso di sì comunque. Qui c'è anche il pannetto per pulirli, che non è come quello che c'è nei nostri occhiali, anche da vista, che sembra tipo vellutino, ma sembra tipo materiale che tipo sono anche le tute, per dire. Ok, quindi quando poi arriva sarà felicissima, perché li aspettavamo per il 20 e oggi è l'8, quindi 12 giorni in anticipo, ma Shane non delude mai. E poi invece questi qui li ho presi io, sono dei pantaloni, non ne hanno fatti proprio così quando li ho visti, però li ho pagati poco e ve li faccio poi vedere indossati, vi lascerò qui da qualche parte la clip dove li indosso. E niente, poi c'è ancora questo pacchettino bianco che però lo aprirei quando arriva, quindi poi vi farò vedere cosa c'è dentro, perché non ne ho idea. Comunque adesso prepariamo il tavolo così mangiamo, perché tra poco arriva Manuel. Vieni qua. Ma io non vedo. Cos'è? Ma cos'è il sole? L'hai comprata tu? Non lo ricordo. A me ok. Questo qui è per me. È roba tu. Questo qui sono i saltimenti, che bello sono. Ah, credo che la cintura. Questi qui. Ah, giusto. Ho visto tutto ormai. Non ho mai visto niente. Ho visto tutto ormai. Cosa hai visto? Degli orecchini. Non sono detto che li avevi presi. Quanto per me? Ho visto cos'è. Perché ti hanno preso degli orecchini? Questo sempre per me. Sono per me quegli orecchini. Ma lei da tutti questi soldi da dove li tira fuori? Sono i miei 30 euro di Natale. Dai! Tanto io sapevo. Che cos'è? Guarda che non ce l'hai più, Ascolta. Erano girati dalla parte tua.
mia madre mi ha detto che ma lei non era così appassionata, se poi ferma. Ci appassiona nel frattempo. Ma se stavamo ma stai ferma. Ma se io già la facevamo finta anche stamattina di essere Ladybug. Dai, vogliamo vedere cosa hai comprato. Lo sto tirando fuori, ma non è che è facile. La mia la collana con il segno di L. L è quello lì che di Death Note. Oddio, no, ma cosa è successo? Ecco, ti immagini, si è già rotta. Il segno L. Tanto che aspettiamo. Per Giada abbiamo preso questi orecchini. Tanto lo sapevo già. Che belli. Sono di Ladybug. Te li puoi mettere, puoi fare. Puoi prendere da nuovo lo yo-yo che abbiamo fatto. Ladybug sconfigge il male. Come diavolo si fa? No, basta, adesso li vado a mettere. Con Sabina abbiamo guardato qualche puntata di Emily in Paris, intanto che il minestrone cuoceva. Adesso poi lo vado a frullare e facciamo il passato di verdura. Qui ho messo su le pentole dell'acqua per far cuocere la pasta. Adesso vado a sistemare questo casino che voi vedrete nel video delle pulizie, ovviamente. Ho fatto il ricordo di Gino e lui voleva vegete non blocco. Che prima che succedesse baby, tutto quello Vegeta era con loro. No, Gino. Per i livelli di potenza. Stai seduta, cosa vuoi?